Si è svolta nel fine settimana a Mestre l'Assemblea federale della Lega Nord, un appuntamento molto importante, soprattutto in vista del prossimo congresso straordinario che è stato annunciato per il 14-15 dicembre al Lingotto di Torino. A fare l'annuncio proprio il segretario federale Roberto Maroni, che noi abbiamo intervistato a margine dell'Assemblea di Mestre. Loro segretario, se lo meritano i militanti, quelli che ci mettono la passione, quelli che ci mettono l'anima, e quindi proporrò al Consiglio federale che per la prima volta il nuovo segretario sia eletto con il voto di tutte le decine di migliaia di militanti che hanno costruito la storia della Lega. Senta, oggi Bossi dice che ritorna in campo. Ma tutti lo possono fare, proprio perché il futuro segretario della Lega avrà compiti molto importanti. Io voglio che siano i militanti ad eleggerlo, quindi non un gruppo ristretto di delegati, vecchi o nuovi. Questo appartiene alla discussione degli altri partiti, il Partito Democratico. Io voglio dare voce al popolo della Lega, ai militanti, e sono certo che sceglieranno per il meglio. Senta, Berlusconi torna, diciamo, all'antico con Forza Italia, la Lega potrebbe tornare all'antico con Bossi. Noi guardiamo al futuro, il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni e noi abbiamo un sogno, quello di diventare il primo movimento politico, il primo partito del Nord e per questo dobbiamo investire sul nuovo, sul cambiamento, sui giovani ed è ciò che io intendo fare al prossimo congresso. Tosi è un programma ambizioso, premiership per il centrodestra, ma davvero Berlusconi non vi preoccupa? Siamo alleati col PDL o con Forza Italia o con Berlusconi, quindi di che cosa dovremmo preoccuparci? Noi abbiamo l'ambizione di guidare questo processo di rinnovamento del centrodestra che fatalmente sta arrivando, si annuncia e è alle porte. Abbiamo l'ambizione, abbiamo le capacità, abbiamo la voglia e abbiamo anche gli uomini. Vogliamo confrontarci con tutti sapendo che abbiamo questa ambizione e queste capacità, quindi Secondo lei non Berlusconi abbiamo timore di accetterebbe le nessuno. primarie? Non abbiamo timore di nessuno, le primarie se si faranno, ben vengano, parteciperemo. Per adesso ci occupiamo del rinnovamento della Lega, con il congresso e con l'elezione diretta del segretario federale, cosa mai avvenuta ma che voglio realizzare con questo congresso. Se ci saranno elezioni anticipate, le alleanze saranno le stesse. Sì, quando capiterà, se capiterà, ne parleremo. Chi potrà partecipare a questo voto, Maroni? Tutti i militanti, e sono tanti, settimana prossima faremo convocato il Consiglio federale per stabilire come organizzare l'elezione diretta del segretario. Tutti i militanti penso che hanno 5 anni di anzianità di militanza di Lega, potranno partecipare all'elezione del segretario. È una novità assoluta che mi piace perché è la prima volta che al popolo della Lega viene data la possibilità di eleggere direttamente il segretario. Andrete alla conta? Andrete alla conta o c'è l'idea di un congresso Andremo al unitario? voto, la democrazia è questa, la democrazia non è fatta di cavilli, di regole, faccio la regola così per fregare Tizio, Caio, come sta avvenendo dentro il PD, questa interminabile discussione. Per noi le cose sono semplici, i militanti possono votare, benissimo, e voteranno chi riterranno di votare e chi prenderà più voti sarà il nuovo segretario federale della Lega. Lei si ricandida? No, io l'ho detto, come devo ripeterlo? Mi dimetto perché faccio il governatore, voglio fare il governatore a tempo pieno. L'ho già detto in campagna elettorale, voglio fare il governatore dei Lombardi che mi hanno eletto. E il segretario della Lega deve fare il segretario a tempo pieno. Quindi due cariche che sono incompatibili. È per questo che ho convocato il congresso. Dove lo farete il congresso, Uno Presidente? stadio. A Torino. A Lingotto. Senta, ma l'idea di dare voce ai militanti per la scelta del segretario era una vecchia idea di Boss. Sì, ci sono tante vecchie idee che possono essere riprese. È la prima volta che si fa, io intendo farlo. È il riconoscimento ai tantissimi militanti
che fanno la Lega e che tutti i giorni tengono alta la bandiera della Lega, il riconoscimento del ruolo fondamentale che essi hanno. Quindi era una vecchia idea che oggi io realizzo e sono molto contento e soddisfatto di ciò. Il nuovo segretario dovrà confrontarsi anche con lei all'interno della nuova Lega? Il nuovo segretario dovrà confrontarsi con le questioni politiche. Io faccio il governatore e assieme agli altri governatori ho un compito straordinariamente importante da realizzare, che è la costruzione della macro regione. Basta e avanza. Lei aveva indicato due nomi, ne ho indicati 12 o 13. Almeno noi avevamo colto solo due. Ah, nomi. Va bene, voi. Ora se ne è aggiunto un avete terzo. Capito male. Abbiamo ah, sì? capito chi male. È? Non lo so, uno che ah. pare è un nome, non si capisce bene, Giorgio Giorgetti. Cioè. Non lo so di che cosa state parlando, non lo so, non capisco la domanda. Il nuovo segretario sarà eletto dal popolo della Lega, elezione diretta, quindi chiunque vuole candidarsi si candiderà. Il popolo della Lega, il popolo sovrano, i militanti decideranno chi sarà il nuovo segretario. È l'applicazione della democrazia, delle regole della democrazia, non dei cavilli statutari. E quindi è una novità assoluta in casa Lega e non solo. E poi confido nella saggezza dei militanti della Lega. Nell'emozione ce n'è una sull'Europa che chiede sostanzialmente l'uscita dall'euro. Non è proprio così. Chiede un referendum perché il popolo possa decidere e possa dire la sua. Vorremmo che si facesse in concomitanza delle elezioni europee dell'anno prossimo, lavoriamo per questo, daremo incarico ai gruppi parlamentari della Lega di presentare una proposta di legge per fare quello che si fece nel 1989, mi pare, e cioè abbinare alle elezioni europee un referendum consultivo. Mi sembra giusto dare la parola al popolo. Potreste in questo caso... 5 Stelle ci hanno copiato su questo, sono stato io primo a lanciare l'anno scorso il tema dell'euro e poi Grillo è arrivato dopo. Sul governo, quale governo? Traballa è quello che in questo momento deve decidere se aumentare l'IVA o meno. Ma lei... ho sentito oggi Saccomanni che dice io mi dimetto, l'IVA va aumentata. E ho sentito ieri Brunetta dire se l'IVA viene aumentata il governo cade. Attaccati col Vinavil, vedremo, ogni giorno ce n'è una nuova. Di fatto c'è una cosa che mi preoccupa, che questa situazione determina lo stallo nelle decisioni del governo, o peggio ancora decisioni che non vanno nella direzione di facciamo le cose giuste, ma facciamo le cose che ci convengono all'interno del nostro partito. E questo è un danno per me come governatore della regione, perché non ho un interlocutore affidabile a Roma, tutto qua. Dopodiché io mi auguro che il governo Letta cada, che si ritorni al voto rapidamente e che ci sia un governo non ostile alla regione Lombardia, non ostile al nord come invece è il governo Letta. Il segretario sarà eletto direttamente dai militanti, superando tutte le questioni cavillose che animano tanto il dibattito dentro il PD. E sarà un'elezione diretta del segretario. E il segretario così avrà l'autorevolezza, l'autorità per fare tutte le battaglie che servono, accanto ai governatori, perché ci attendono tempi complicati, difficili per la politica. E voglio una Lega bella pimpante che affianchi il lavoro dei governatori, che devono affrontare e risolvere i problemi, ma non è solo questo. E quindi è una proposta che ho fatto e mi pare che l'accoglienza dell'Assemblea sia stata più che positiva, più che entusiasta. È la prima volta che succede dentro la Lega, ma credo che sia la strada giusta per garantire un futuro, un grande futuro al nostro movimento. Come si fa a identificare la persona che sarà poi eletta, poi attraverso quale procedura? Voto dei militanti, la maggioranza vince, non c'è nessun problema. Tutti si possono candidare, quelli che hanno le condizioni previste dallo statuto a segretario, e lasceremo la scelta ai militanti. Confido nella saggezza del popolo leghista. Non deve dividere il segretario. Infatti, giusto.